E allora veniamo proprio a questa serata, perché l'apriremo con il nostro format esclusivo, il CEO Summit, da un titolo che vuole essere soprattutto anche un monito di speranza in questo momento particolarmente complicato. Le eccellenze raccontano la ripartenza, casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia. E dunque io invito a salire sul palco i relatori, i protagonisti di questo CEO Summit, l'avvocato Francesco Cacciola, cofondatore studio legale Cacciola Carpentieri. Eccolo che sta arrivando, ecco, grazie. Sta arrivando, e abbiamo anche Francesco Consoli, managing partner dell'ex studio legale e tributario. Anche lui, ecco. Ecco, un applauso, grazie. Palco. Manuela, io ti lascio il palco per insomma qualche minuto con i tuoi ospiti. Siete voi protagonisti di questo CEO Summit, ma non ti liberi di me così facilmente, perché noi ci rivediamo. Pensavo fosse già finito, no? E invece no. Va bene, no. È giusto condividere il palco, ma soprattutto sarà giusto condividere il palco con i premiati. Allora prego, si accomodi. Buon CEO Summit. Grazie Valentina Buzzi, che ha aperto con me la serata. Ecco i due protagonisti del CEO Summit, che poi sarà trasmesso sulle fonti TV. Benvenuti. L'obiettivo è proprio raccontare dei casi di successo, come recita il nostro titolo, perché parliamo di eccellenze, naturalmente questo lo ripetiamo più volte nel corso delle nostre serate, ma ci piace avere proprio, toccare con mano le esperienze di ciascuno, raccontare le storie. Allora, il primo, diciamo che ci saranno due aspetti che vorrò affrontare con voi. Il primo è raccontare proprio il caso di successo, lo ripeto, quindi com'è andata quest'anno, cosa avete vissuto e soprattutto quali sono state anche le ricette, le definiamo così, no? Che possono fungere un po' da esempio per chi ci ascolta. E poi, guardando al futuro, vi chiederò di riassumere con una frase, una parola, quello sarà a vostra discrezione, che poi può diventare uno slogan, un hashtag, vedete voi, ce lo possiamo inventare al momento, quella che secondo voi può essere proprio la chiave di ripartenza per appunto il futuro, quindi partendo proprio da oggi. Allora, dico qualcosa di più rispetto ai miei ospiti. Partirei dall'avvocato Francesco Cacciola, cofondatore dello studio legale Cacciola Carpentieri, lo studio legale specializzato da oltre 10 anni nella risoluzione di problemi di debiti con banche e finanziarie, ed opera con il marchio debitobancario.it, sfruttando le potenzialità di internet e dei social già dal 2011, aiutando migliaia di persone ogni anno. E allora partiamo proprio da qui. Il caso di successo, come è stata attraversata questa fase nell'ambito di riferimento? Allora, buonasera a tutti. Diciamo che sicuramente causa Covid e soprattutto anche a causa del fatto che il governo non ha imposto alle finanziarie dei blocchi particolari, è aumentata notevolmente la massa critica di persone che non sono più riuscite a pagare i debiti con banche finanziarie. Ragioniamo che alcune statistiche riportano un dato eclatante, parliamo del 34% delle famiglie che non riesce nemmeno più a pagare il mutuo, oltre che i finanziamenti, che è molto più semplice che non vengano pagati. Allora, che cosa è successo? Che noi ci siamo fatti trovare pronti, perché eravamo già sul mercato, e, diciamo, conosciuti tramite i nostri canali social, e abbiamo aumentato notevolmente il numero di clienti, creato una struttura per poter servire più persone possibile e aiutarle a risolvere i propri problemi con banche finanziarie. In che modo? Sia riducendo le rate dei finanziamenti, quindi abbattendo il carico mensile, cioè noi abbiamo clienti che avevano anche con uno stipendio di 1.500 euro mensili 3.600 euro di debiti, ad esempio, erano riusciti ad avere, per un ammontare anche di 600.000 euro. Allora siamo riusciti in tutti i casi che abbiamo affrontato a ridurre drasticamente questi importi, anche gli importi dei debiti in generale, cercando di ricreare una situazione di dignità, diciamo di vita dignitosa di queste persone, di serenità e soprattutto di sostenibilità. Il nostro caso di successo è, diciamo, evidenziabile e è stato attuabile soprattutto grazie alla potenza di internet e dei social. Avendo una grossissima presenza con il canale YouTube principale in Italia,
in materia, proprio debito bancario, il nostro blog che fa decine di migliaia di visualizzazioni ogni mese, siamo riusciti a aumentare in maniera drastica il numero di nostri clienti, appunto, arrivando nell'ultimo anno a superare tipo i 1000 clienti. E quindi ogni cliente ha in genere varie posizioni debitorie, quindi parliamo di svariate migliaia di posizioni debitorie che stiamo affrontando, diciamo, stiamo aiutando queste persone a risolvere. Tutto ciò non sarebbe stato possibile, appunto, senza una presenza forte online. Quindi, che sfruttavate già prima, ma che avete messo a frutto ancora meglio. Allora, già adesso sfruttavamo prima, però la cosa che ha fatto la differenza qual è stata? È stata andare a, aumentando la massa critica, era necessario riuscire a dare la stessa qualità ai clienti. Questa era la cosa più importante. Certo. Cioè, quindi abbiamo creato una struttura, un'organizzazione aziendale, cioè quindi il nostro studio è un'azienda a tutti gli effetti, che ha procedure scritte, video, di tutte le procedure che facciamo e che abbiamo in azienda, regole ben precise per ogni persona. Tutte le persone che ci lavorano hanno ruoli prestabiliti, c'è un funzionarigramma, ci sono delle responsabilità e in particolar modo ci sono dei KPI. Quindi gli indicatori di performance, in modo tale che una volta ottenuti i contatti ai clienti, andando anche a risolvere tutti i problemi che hanno queste persone, è essenziale riuscire ad avere il controllo sull'intera organizzazione e su ogni reparto al fine di rendere la macchina estremamente efficiente e quindi valida per scalare anche ulteriormente l'attività, cercando di raggiungere quante più persone possibili, perché effettivamente in questo momento c'è un bisogno molto importante, c'è stato fino a questo momento, e alcuni provvedimenti che sono stati validi, ad esempio il blocco delle procedure esecutive, dei pignoramenti sulle prime case, adesso sono svaniti, cioè sono terminati. Certo. Per cui, essendo terminati, sarà ancora più importante riuscire ad aiutare queste persone che rischiano di perdere la casa. Certo. E quindi noi ci siamo preparati, organizzati per riuscire ad aiutare quante più persone possibili proprio in questo senso qui. Essere sempre più presenti, insomma, è importante, però quelle basi che sono state poste appunto in questi mesi. Essenziale. Assolutamente. E beh, sì, questo concetto un po' della sinergia sempre più totale, no, tra le varie agenti ritorna sempre, e quindi, diciamo, possiamo inserirla come uno degli ingredienti nella ricetta per ripartire, ma poi parleremo dopo della ripartenza. Allora, Francesco Consoli, managing partner dell'ex studio legale tributario, è tra i primi studi legali italiani strutturati per operare nei settori dell'antitrust, private enforcement, TPF, cioè third party financing. Stessa cosa chiedo a lei di raccontarci un po' quello che è accaduto quest'anno, i punti fondamentali, se avete puntato su qualcosa in particolare, ma anche e soprattutto, perché secondo me la cosa importante è quella, la base già da cui partivate, perché immagino, insomma, che non vi siete svegliati un giorno dicendo ok, è cambiato tutto, quindi ripartiamo da zero, no? Avete probabilmente, come abbiamo sentito poco fa, messo a frutto già delle cose che c'è. Erano, ecco, a lei. Funziona, eh? Mi sentite? Sì, sì. Beh, il collega parlava di KPI, di performance, di efficienza, di scalabilità. Già questa è una cosa molto interessante e non banale. In primo luogo, un argomento che, come dire, è difficilmente accettato da tanti colleghi, quello del mercato legale. Mercato legale, questo abbinamento di termini, no? Un mercato legale. Il mercato legale italiano in questi ultimi 24 mesi, come tutti i mercati, è stato toccato dal Covid, da una congiuntura di stress. Noi ci siamo accorti che in Italia ci sono possibilità di sviluppo in practices e in business non ancora colti. Adesso non so se siano termini che possano portare dei colpi apoplettici a alcuni colleghi legati ancora a una visione un po' ottocentesca della professione. Il mercato si sta muovendo in una direzione molto chiara. Questa fase di Covid, questa congiuntura di stress ha determinato accelerazioni di processi già in atto
e ha evidenziato delle criticità che erano latenti, sono emerse. Parliamo di un mercato, quello legale, che in quanto mercato è fatto da una domanda e un'offerta da operatori, ma un mercato non chiuso, un mercato aperto, aperto anche l'Europa. Dell'Exit cosa ha fatto? Abbiamo avuto la fortuna, la chance di incontrare degli operatori, dei colleghi di altissimo profilo che ci hanno fatto comprendere che si poteva fare l'attività legale anche in maniera un pochettino diversa. Come? Congiungendo, e qua qualche avvocato avrà veramente un colpo apoplettico, finanza e consulenza legale, capitali e consulenza legale. Parliamo ad esempio di una practice in cui Dell'Exit è il first mover in Italia, quella del private enforcement sull'antitrust, cioè parliamo di un field quasi inesplorato, quasi sconosciuto in Italia, in cui si dà la possibilità ad aziende di avere un recupero di un danno patito in conseguenza di condotte illegittime tenute da parte di altre aziende sanzionate dalle autorità antitrust, no? Qual è il connubio che rende questo tipo di attività del tutto nuova in Italia e meravigliosa a mio giudizio in quanto scalabile, moltiplicabile e con un impatto non paragonabile alla normale practice legale? Il fatto che la componente finanziaria, capitali, sto parlando di soggetti come i fondi di investimento, litigation funding, intervengono sostenendo le spese legali, le spese peritali, assumendosi anche il rischio di queste vertenze, sì, e di fatto consentendo un accesso alla giustizia altrimenti inibito, comunque ridotto per queste aziende. Noi abbiamo su B2B, i nostri clienti sono corporate. I fondi investimento, nel fare la loro attività, nel cercare la loro marginalità, consentono l'accesso alla giustizia a soggetti che altrimenti per questioni di budget e per altre evenienze non avrebbero. Ma la cosa nuova, e quello che noi abbiamo colto come occasione con queste fortunate conoscenze, parlo di, cito un nome, Hausfeld, che è il numero uno in Europa come studio, come law firm del private enforcement, e sono i nostri soci attualmente, e con loro stiamo introducendo in Italia il private enforcement strutturato con litigation funding, ci hanno fatto capire che è una questione non solo di business, di marginalità e di scalabilità, perché ovviamente il numero di vertenze, di claims, non sono class action, sono azioni collettive, ma rispetto alla classica erogazione di un servizio in cui un cliente corporate viene in studio, viene erogato un servizio, una consulenza, qua parliamo di non una ma 10, 100, 1000 aziende afflitte da, ad esempio, un cartello, no? Sì. Un cartello in violazione delle norme antitrust, col sostegno della finanza, dei capitali, possono agire senza neanche il rischio dell'avvertenza. Ecco, questa è la novità che noi abbiamo colto in questa fase di Covid. Come dire, siamo dei grandissimi innovatori rispetto al mercato italiano, siamo un po' degli epigoni, quasi degli epigoni rispetto ai mercati nord europei, anglosassoni in cui ci ispiriamo, qui i nostri soci 3 anni ci hanno messo a farci capire, però fin siamo arrivati. Sì. Ecco, però è un blue ocean in cui ci stiamo muovendo, è un'occasione che questo Covid, devo dire, ha accelerato, diciamo, accelerato, che ha portato, reso più evidente. Esatto, è stato accelerato un processo, anche questo è un altro aspetto che emerge, no? Probabilmente che sarebbe arrivato con più lentezza, avrebbe dato la possibilità di anticiparlo. Beh, ottimo questo, adesso vedremo come ripartire magari. C'è frizzantezza sul mercato in questo ambito. Beh, che insomma è quello che ci serve, no? Sentire le cose un po' frizzanti. Allora, avvocato Cacciola, secondo aspetto, come dicevo prima, guardiamo adesso al futuro, due parole insomma anche sul futuro, come ripartire, però mi piacerebbe se riuscissimo a trovare uno slogan, una parola, una frase che in qualche modo sentite vostra e che serve anche proprio da monito, da appello, non lo so, veda lei che parole trovare. Allora, io non ho proprio uno slogan, io ho 4 punti. Cioè i punti che sono stati fondamentali per noi e quindi questi andrei a dire. Allora, uno, focus, bisogna essere focalizzati, non fare tutto ma concentrarsi soltanto su un settore. 2, organizzazione, quindi ci deve essere l'organizzazione nello svolgimento del lavoro. 3, c'è bisogno di essere presenti in questo momento anche per realtà piccole, piccolo-media aziende online, sui social, è essenziale per riuscire a farsi trovare e quindi per acquisire clienti. 4, bisogna avere il controllo di tutti i processi aziendali e dei KPI di cui dicevamo. Con questi 4 punti, questi 4 punti sono la ricetta del successo e della ripartenza.
essere un po' onnipresenti. Assolutamente, ecco. Onnipresenza è un'ottima parola chiave. Perfetto, sì. Così abbiamo, possiamo usarla anche come hashtag, visto che noi diamo sempre... No, perché è vero, bisogna essere presenti su più canali, ovunque, insomma, è chiaro, no? Onnipresenza è proprio bellissimo. Le piace, perfetto, allora... Mi fa piacere, condivide la parola onnipresenza, troviamone un'altra, magari anche lei se mi dà, ecco, condividiamo, ma se anche lei mi dà un po' i punti, no? come ha fatto l'altro mio ospite. Punti sul segreto del nostro successo in prospettiva? In prospettiva, sì, esatto, così che poi possiamo trasformarlo. Come? No, citazione di un film anni 80. Così che poi possiamo trasformarlo un po' in, ripeto, una parola, slogan, insomma, trovare degli spunti. Quanto tempo abbiamo qua? Minuto? Allora, una premessa. Il mercato legale italiano, come altre industries italiane, soffre di nanismo. No? Abbiamo una parcellizzazione, una distribuzione di micro studi numerosissimi, ma come dicevo prima, il mercato non è solo italiano. Siamo a confrontarci con un mercato europeo, quantomeno europeo. E i competitor europei, law firm, non sono certo... nani, anzi sono delle law firm con strutture strutturate, veloci, responsive, tecnologicamente avanzate, capitalizzate. Quindi la prima, diciamo, la prima idea è quella che non si possa ottenere un risultato diverso se non si cambiano le condotte e l'approccio al mercato. Anzi, in un mercato crescente come quello che a mio giudizio si sta appropinquando, di grande sviluppo, un output di stesso medesimo livello vuol dire un output negativo, no, in proporzione. Se posso esprimere la mia idea della, utilizzando una, diciamo, in una frase il segreto del successo, e la dedico al nostro socio Fabio Carretta, al nostro uomo di capitali, di Delex, è questo. Suspense, infatti. È questo. Bisogna dedicare energie e focus per individuare i megatrend onde sfruttarne la corrente. Mi piace. Punto. Piace? Non male. Sì, assolutamente, molto bene. Ok, direi di sì, ma è quindi è lo slancio che voi volete dare proprio da qui in avanti, no? Lo slancio c'è, bisogna cogliere. Esatto. Ci sono questi megatrend correnti, ci sono dei movimenti che vanno colti, come quello del private enforcement. Noi abbiamo avuto, ribadisco, la fortuna di incontrare persone che ce l'hanno fatto capire, ma è uno, e poi megatrend sostenibilità, insomma, bisogna coglierli e capire come declinare le nostre attività, in questo caso con il collega, attività professionali legali, mercato legale, nel mercato legale, come declinarle con la consapevolezza che siamo comunque coinvolti in megatrend, certo, il cui effetto non può essere trascurato, anzi deve essere sfruttato, che sia nella gestione delle crisi debitorie, anziché nel private enforcement o vari altri ambiti. Tutto chiaro. Beh, abbiamo trovato due chiavi di successo effettivamente importanti: essere ovunque, avere omnipresenti e avere questo slancio. Omnipresenti, bellissima, posso mutuarla, magari facciamo una fee sulla royalty. Bisogna stabilire di chi è il copyright, però, perché non so. Giusto? A parte gli scherzi, grazie, è sempre interessante sentire, come dicevamo in apertura, le situazioni reali, quello che è successo, perché altrimenti resta tutto troppo astratto, poi chiaramente ciascuno le fa proprie a seconda del core business e di ciò che riguarda gli obiettivi, traguardi, eccetera. Però credo che ci siano dei trade union, indipendentemente dall'attività, dalla situazione, che valgono un po' per tutti, no? E che si riassumono nella parola, che io lo dico sempre, un po' abusata, resilienza, ma che caratterizza un po' le imprese italiane, quindi tutte le attività italiane, nonostante quello che è successo. Quindi io ringrazio l'avvocato Francesco Cacciola, cofondatore Studio Legale Cacciola Carpentieri, grazie naturalmente per averci raccontato, stessa cosa a Francesco Consoli, managing partner dell'ex Studio Legale Tributario, grazie per aver condiviso la vostra esperienza.